Ragazzi, ancora una volta siamo qui, siamo tornati, siamo vivi per giocare la carriera allenatore con la Juventus, ma prima voglio il vostro aiuto. Arriviamo a 5.000 like per avere un nuovo episodio il prima possibile. Nell'arco di 2 giorni provo a portarvelo, ma voglio 5.000 like oggi stesso, entro le 24 di oggi. E mentre passate qui sotto in descrizione, vi iscrivete a tutti i miei social network e cliccate iscriviti su tutti i link dei canali dei Brailless, andiamo a giocare la partita contro il Milan di Bonucci senza Bonucci. C'è un piccolo problema, e cioè Mattiello è squalificato, quindi dobbiamo metterlo per forza di cose in tribuna perché ha preso troppi gialli. Mettiamoci Dani Alves. Juventus-Milan è la partita più classica di tutte, probabilmente è la partita che mi piace di più. Sto vivendo veramente una condizione di attesa psicologica veramente importante, perché Juventus-Milan è la mia partita preferita del campionato di Serie A. Gioco in titolari anche se stanchi, perché questi 3 punti sono essenziali. A San Siro, la scala del calcio, lo stadio più imponente che ti dà più paura ad andare a giocare, è anche il più bello forse a vedere da fuori di tutta Italia. Il Milan tra l'altro è nono, il Sassuolo sta risalendo pian piano, la Roma è settima, è incredibile questa classifica. Donnarumma per la prima volta a Milano contro il Milan con la maglia della Juventus. Paolo Dybala, il nostro uomo in più, è il DS che sta facendo tantissimi gol e che sta veramente demolendo ogni primato di amore verso un giocatore nella carriera. Un altro che veramente si sta facendo amare tanto è Marco Piazza, che mi sta dando una mano incredibile. Dybala e Piazza insieme a Ronaldo è uno degli attacchi più forti che io abbia mai usato. Ancora Dybala, eccolo! Vabbè, qua dovevo metterla in mezzo, ma ero troppo preso da quel mancino. Suso, sul punto di battuta, invece la mette Bonaventura. Una finta, Donnarumma! Stai qua col cervello, questa traversa è colpa tua, cosa guardavi? Bonaventura può far partire il contropiede, Gimenez vuole coprirlo, ancora Bonaventura, più veloce di tutti, e poi la mette sul secondo, Alexandro non si fa trovare impreparato, e possiamo ripartire noi in contropiede allora. Dybala, attenzione, Ronaldo largo, cerca di portare via l'uomo, Dybala lo fa molto bene, e poi largo per Cuadrado a cercare tutto il cambio gioco, ancora Cuadrado che vuole entrare in area, la vuole mettere, esce benissimo Montolivo, contro di me è sempre un fenomeno. Attenzione, perché Cuadrado vuole partire, allora Dybala gliela dà, scavalcare gli ultimi difensori, Cuadrado è oltre la linea di tutti, ancora Cuadrado che la vuole mettere per Dybala, fuori col destro. Che occasione però. Dybala la recupera, attenzione perché il Milan è abbastanza scoperto. Dybala allora può andare, ancora Paolo Dybala con il tacco la mette per Vidal. Questo Milan comunque sta giocando molto bene, non mi sembra assolutamente da nono posto in classifica. Dybala, attenzione, largo per Cristiano Ronaldo che può partire. Lemos lo va a sfidare, chi è Lemos? La palla ancora a Ronaldo. Dybala, Dybala, Dybala con il tacco per Nainggolan. Nainggolan l'imbucata, Gabriel la prende, ancora dietro per Dybala. Nainggolan, dentro, Ronaldo vede il gran taglio di Piazza, come gliel'ha data questa palla, ancora Piazza, sempre Piazza, li può scartare tutti, Marco atterrato in area, niente, ma che pallone gli aveva dato Ronaldo. 1-2, adesso possiamo scatenarci perché partono tutti anche sulla corsia, e quello opposto dobbiamo aspettare, il rientro di qualcuno, eccolo qui, c'è Dybala che arriva velocissimo. Dybala vede Cuadrado che può accelerare, può andare davanti a tutti, ancora Cuadrado, Bonaventura non riesce a contenerlo, Lemos si butta, è un killer, dietro per Nainggolan, lo stop e il tiro di Raja addosso a Gabriel. Bravi ragazzi, queste sono le azioni che mi piacciono, dentro ancora per Nainggolan, la palla che è qua, fuori da Chiellini, lo stop e il tiro di Giorgio, una fucilata di mancio. Dove vai Giorgio, dove vai? Torna indietro adesso. Aia, bellissimo inserimento di Poli, la palla è ancora lì, Bonaventura. Il gol dell'1-0, Niang una grandissima palla a Poli e poi Bonaventura porta vuota dopo un miracolo di Gigio Donnarumma, l'ennesimo di questa partita. Una partita che mi dispiace perdere, mi dispiacerebbe tanto perdere, mi dispiace sicuramente essere andato sotto, facciamo ancora in tempo a riaprirla. Raja Nainggolan recupera un gran pallone, poi aspetta i compagni che arrivino, arriva Cuadrado velocissimo a dargli supporto, Cuadrado dentro per Dybala, attenzione, Vidal fuori, anzi no, è Nainggolan il tiro di deviazione, calcio d'angolo. Alexandro dentro, l'imbucata bellissima per CR7, ancora Ronaldo, si vuole girare, Ronaldo non riesce, invisibile Ronaldo in questa partita. Dentro così per Paolo Dybala, c'è Ronaldo, attenzione, Nainggolan si vuole buttare dentro, però la fa male, Ronaldo da lì, zona, tiro, Ronaldo fuori, primo squillo però, 83esimo, Dybala, 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 con il mancino, può provare da lì, non entra oggi, non entra. È il 90esimo, mettiamola in attacco totale, ma credo che sia purtroppo una partita ormai decisa dal gol di Bonaventura che ci spiazza e ci spezza le gambe, ci ferma in un momento veramente topico di risultati utili e di forma fisica. Finisce qua 1-0 a San Siro. Sì che mi pare
che la partita sia stata fatta da noi, però vabbè, una sconfitta ogni tanto ci può stare. Però attenzione, perché l'Inter pian piano si sta avvicinando, addirittura abbiamo l'Udinese a 4 punti. Pausa nazionali, intanto è tornato dalla squalifica anche il nostro Ciccio Mattiello. Altra partita storica, prima il Milan, poi il Bologna, due rivali grandissime storiche della Juventus. Ovviamente i titolari, perché dopo la pausa nazionale sono tutti freschi e riposati e con tutti con la faccina che va in su. Si gioca in casa però questa partita e dobbiamo assolutamente rifarci dalla sconfitta precedente a San Siro con il Milan. E allora vediamo di entrare subito in forma con Cuadrado che va a cercare Ronaldo. CR7, ancora, lui vede il taglio di Dybala in mezzo alla difesa, in mezzo agli uomini, Dybala fuori! Piazza, dentro per Vidal, largo da Cuadrado che va a cercare Paolo Dybala tra le linee, però si butta dentro Arturo Vidal come se fosse un centravanti. Arturo rientra per tirare, non ci riesce. No, grazie Gigio. Ancora Dybala, dai Paolo, fammi vedere che sei il più forte di tutti, sei un fenomeno incredibile. Ancora Dybala che si appoggia, CR7, il tiro di Ronaldo, la palla che va a Cuadrado, c'è Vidal, il tiro di Vidal, la palla ancora lì, Dybala! Eccolo qui, l'ho chiamato, gliel'ho chiesto, l'ho invocato, ha risposto, io sono presente. Eccolo qua Ronaldo, la palla che va da Cuadrado, è un tiro al bersaglio continuo verso la porta del Bologna. Ma poi chi la può sbloccare se non il mio giocatore preferito? E non solo qui, non solo in FIFA, non solo nella carriera, il mio Paolo Dybala. E adesso non posso più aspettare, devo assolutamente comprare la 10 della Juventus. Vidal, dentro per Ronaldo, attenzione, ancora dentro per Paolo Dybala. Dybala, vede l'inserimento di Vidal, gliela prova a servire. C'è Piazza che vuole tirare al volo da lì, mi piaceva, volevo provarci. C'è Ronaldo, ma c'è anche Cuadrado largo, e allora può partire, può andare a prendere questo pallone. Ancora Cuadrado, sempre Cuadrado. Cuadrado riesce a saltarlo con la sua solita velocità e poi però sbaglia il passaggio. E Cresci se ne va velocissimo e poi serve Konaté dentro per Meunier. Attenzione perché possono andarla a riprendere adesso. Meunier la mette dentro, Konaté per fortuna la sbaglia. Finisce qua un primo tempo non bellissimo, sbloccato per fortuna dal gol di Dybala, ma devo cambiare qualcosa, quindi provo a inventarmi una cosa che non avevo mai usato. Cuadrado, esci, entra Marchisio, centrocampo a 3, Dybala falso 9, Ronaldo ala di sinistra. Voglio vedere se riesco a massimizzare Paolo Dybala oltre ogni limite. Piazza, attenzione perché Dybala può partire dietro Caldirola, attenzione Dybala è ancora più veloce di tutti, però Caldirola se la cava molto bene. Cresci se ne va in palleggio e in allungo, il Bologna si distende molto bene, Nagy entrato in area, la mette dentro, no, sul secondo Meunier la sbaglia. Forse però Ronaldo così lontano dalla porta non è un pregio, dovrà fare tutto Paolo Dybala, dentro così, eccolo qua, proprio Paolo. Ronaldo che prova a liberarsi, si libera invece Nainggolan che vuole andare dentro da Marchisio, la palla ancora in posizione per Marchisio, il tacco per Dybala. Dybala, ancora, Paolo, sempre, Paolo con il pallone tra i piedi, aspetta tutti i compagni che arrivino. Cristiano Ronaldo, da lì può puntare, ma ripeto, è sempre più lontano dalla porta. Ronaldo se la va a riprendere, e incrocia Dybala, e allora Ronaldo gliela vuol dare e non gliela data. Ancora Paolo, dentro per Vidal, chiede l'1-2 a Nainggolan, stanno giocando praticamente solo i centrocampisti, poi dentro per Dybala, il tiro di destro! Ronaldo si appoggia così a Paolo Dybala che adesso può andare, può saltarli tutti per vie centrali, ancora Dybala, sempre Dybala, Dybala vede il taglio di Vidal, gliela stava dando, cosa aveva fatto? Vidal la dà subito così a Dybala e poi si riappoggia dietro Piazza e poi c'è Marchisio che prova ad andare al tiro, gliela ruba Duncan. Piazza che è stato veramente spento insieme a Ronaldo in questa partita, va largo da Bellerin dove può andare al cross sul secondo palo per Dybala, ma è alto così. Ronaldo si appoggia, ancora dentro, CR7, può andare, può far vedere che non è un giocatore finito sull'esterno e invece probabilmente sì perché Masina lo ferma, poi Ronaldo la recupera, la dà dentro ad Alessandro, Alessandro prova ad andare sul mancino, non ce la fa. Brutta partita contro il Bologna comunque questa giocata da noi, veramente brutta, se la vinciamo ok sono contento ma non è stata una gran prestazione e probabilmente non la vinciamo perché il Bologna sta continuando ad attaccare, Ronaldo la viene a prendere e Marchisio gliela reda larga e Ronaldo va dentro la Dybala, ancora Dybala, ci servirebbe un gol per recuperare tutta la prestazione positiva, ancora Ronaldo che la vuole andare a prendere ma Duncan va all'indietro al portiere, quanto perde al 90esimo Juventus Stadium, finisce qua bruttissima, non mi è piaciuta questa prestazione, abbiamo perso 1-0 col Milan e abbiamo vinto 1-0 col Bologna giocando malissimo, non sono mai contento quando faccio episodi così, purtroppo però ragazzi anch'io sono umano quindi ci sta l'errore, ci sta che non sia sempre in forma, anche perché io lo ripeto ancora una volta, non mi considero assolutamente forte a giocare a FIFA, ci provo, mi diverto e provo a farvi divertire, quindi se questo episodio vi è piaciuto o comunque volete presto un nuovo episodio perché ci sarà il Wolfsburg da andare a affrontare e c'è da andare a difendere il primo posto del girone, lasciate subito dei like, se arriviamo a 5.000 like vi porto subito un altro episodio, sperando di fare assolutamente meglio di questo. Confido in voi, ragazzi, non deludetemi. My house,